È febbre da biglietto, sono quasi esauriti, si attende l'ufficialità del sold out, ma sembra andare verso l'esaurimento totale dei tagliandi staccati. Siamo stati in due punti vendita della città per capire un po' qual era l'animo dei tifosi che molto probabilmente andranno a Rieti. Febbre da biglietto, tutti, ma proprio tutti vogliono essere a Rieti. Voi avete già preso il biglietto, quindi appuntamento a Rieti, che partita sarà? Speriamo una partita importante, bella da vedere, soprattutto da vincere, anche al 94esimo come l'anno 6, al posto loro questa volta noi magari. Questo è un po' come quell'Avellino Gualdo Tadino che si giocò a Pescara. È uno spareggio, o si vince o si va a casa, noi dobbiamo vincere. Certo, dobbiamo vincere e basta, cioè, non ci sono altre cose, cioè, la vittoria è la cosa più importante, perché dopo un anno passato così ci vuole proprio. Serve una vittoria per dimenticare quest'estate, serve una vittoria per dimenticare questo campionato. Assolutamente, la Serie D è da abbandonare, mai più vederla perché è stata un'annata proprio tremenda. Anche un po' di rosa serve all'Avellino, stai provando a trovare i biglietti per Rieti? Ci sto provando, ma a quanto pare al momento sono finiti. Speriamo domani mattina che apranno la curva, anche noi donne tifiamo Avellino. Ce ne saranno tanti altri, anche voi sarete a Rieti, la invadiamo per conquistare la C. È ovvio, festeggeremo tutti insieme. Francesco, tu sei uno di quelli che permetterà al popolo avellinese di assistere a questo spareggio, sono in tantissimi. Francesco, quanti biglietti orientativamente avete staccato da quando è aperta la prevendita? Da quando è aperta la prevendita siamo su una centinaia più o meno, perché abbiamo avuto un po' di problematiche, l'abbiamo aperta un pochino più tardi rispetto agli altri centri. Per come sta andando però penso che ne faremo molti altri, infatti se non riusciamo per oggi a finirli tutti, domani mattina siamo sicuri di avere altro modo per poter stampare altri biglietti. Sta andando abbastanza bene, fortunatamente anche per l'Avellino, speriamo che sia un esodo che vada bene per le sorti dell'Avellino Calcio e che vada così, insomma. Ci crediamo, Francesco? Sì, bisogna sempre crederci. Dobbiamo coronare questo campionato, dobbiamo finirlo bene, serve la ciliegina sulla torta, come si suol dire. Facciamo questo spareggio sperando che vada per il meglio, che i giocatori siano carichi con la stessa testa che hanno avuto in quest'ultima fase del campionato e speriamo che vada tutto bene a Rieti domenica. Ovviamente sei in fila per prendere i biglietti per partecipare, perché bisogna partecipare a quest'ultimo sforzo dell'Avellino che va a giocarsi lo spareggio per la C a Rieti. È veramente l'ultimo sforzo, speriamo insomma che ci sia una grossa partecipazione, ma su questo penso che non ci sia alcun dubbio. Chiediamo insomma alla squadra, anche a loro, un'ultima prestazione di spessore, perché noi meritiamo altri palcoscenici, questa categoria non ci appartiene. Coda per il biglietto, sì. Vorrai esserci a tutti i costi a Rieti? È l'ultimo sforzo. Sì, sicuramente tutto il popolo bianco-verde ci vorrà essere, ce la dobbiamo fare per forza, dobbiamo ritornare in C, ce la dobbiamo fare.